Non che sia contrario, anzi. Ma tu sei sicura? L'unica cosa di cui sono veramente sicura è che dopo 5 anni di Nera mi si ripropone ancora di aspettare. Ma lo sai quante notti all'obitorio? Lo so, e allora? Tu pensi che qui sia facile? Ci stanno facendo a pezzi, lo sai? Ho anche provato a parlare con Ravelli, ma niente, sarà assoluto, mi dispiace. Beh, sai che ti dico? Me ne vado. Scriverò per conto mio. Di storie ne ho viste e sentite da riempire un'enciclopedia. Fai come vuoi. Lei era sola, percepiva la propria solitudine. A volte se ne beava, altre volte si rivolgeva a Dio perché facesse smettere questa tortura. Il sentore primigenio della propria solitudine permeava dai pori della pelle sino alla spina dorsale, allo stomaco, alle viscere. Sapeva di non averlo voluto, ma di averlo inconsciamente desiderato. Era il modo aspro, frontale in cui si presentava che non le piaceva. In realtà, le sarebbe piaciuto scivolare nel nulla lentamente, senza accorgersene. Cara amica di sempre, di nuovo ti scrivo. Ti racconto di come, lontano da lì, si viva ugualmente, con altre risposte, nascoste fra gente che tu non vedrai. Sono giorni questi di un incedere inquieto. Thank you.
Pronto? Te l'ho detto, Ravelli, trovati un'altra schiava. Che cazzo. Non riesco ad essere indifferente. Mi sento svuotata. Mi hai svuotata. Ti detesto talmente da non poter fare a meno di te. Mi hai intossicata. E penso proprio che non esistano cliniche per questo. A volte mi chiedo se sono davvero pazza, se mi hai fatto impazzire con la tua sola presenza. Ma la risposta è no, drammaticamente no. Tu esisti, non solo nella mia mente. Hai anche dei polmoni da cui esali dei fetidi respiri. E l'aria intorno a te è densa, pesante, come l'atmosfera di Giove. Insomma, poco o niente, però... Ma cosa? Me lo dica. Te l'ho detto, fisicamente è a posto. Casomai il suo problema è di un'altra natura. Parli più chiaro, se no non capisco. Senta, io sono un radiologo. Non vorrei usare dei termini inappropriati. Diciamo che sua sorella è fuori di sé. Lei non ha notato ultimamente qualche atteggiamento un po' strano? Io e mia sorella abbiamo due vite piuttosto distanti, sia per motivi geografici che caratteriali, quindi in passato non siamo mai state molto attaccate. Non saprei. Comunque, mi creda. In questo momento sua sorella non può rimanere da sola. Prenda questo incidente, per esempio. Poteva avere delle conseguenze molto più gravi. Non avete nessuno che possa badare a lei. No, dottore. Ci sono solo io. Sta anche troppo calmo. E che da sola mi angoscia. Non parla mai. Beh, ci credo. Si dice di aver visto il diavolo o qualcosa del genere. Oh, ma non è che faceva uso di droga o farmaco forte. Chi Anna? L'omeopatica Anna. La salutista Anna. Senti, non credo proprio. È più facile che abbia visto il diavolo che si sia fatto una canna. Pronto? Ciao, sono io. Non ti disturbo, vero? Ma cosa dici? Allora, che ha combinato stavolta? Non ce la faccio più. L'altra sera eravamo andati a fare la spesa, o meglio, ce l'avevo portata. Ma fin qui tutto bene. Quando arriviamo alla casa non si mette a urlare. Lo vedo, lo vedo! Io non ce la faccio più. Non posso andare avanti così, sai. Fra un po' mi sa che mi rivolgerò ad una clinica. Beh, se lo facessi ti capiremo tutti. Stai tranquilla. Ma non è quello, figurati. È che mi dispiacerebbe. Anna, me la ricordo quando eri in sé. Era splendida. E mi sentirò sempre in colpa per non averla aiutata abbastanza. E cosa conti di fare allora? Non lo so. Non lo so. In una foto di 10 anni fa rivedi ancora quello che sei, come consideri il tempo che hai speso, pensi spesso a ciò che non fai. Dimmi non piangi mai,
che sogni che hai, dove sei, come stai, sto ancora con lei. E allora chi sei tu, vale ancora il tuo così sia, e fra le vittorie che credi importanti, scegli ancora la sua compagnia. E ancora dimmi com'è, sto bene, grazie, non c'è di che, ma ti ricordi quando era diverso, quando la vita era tutta per te. Come stai, con chi sei, più o meno è come vorrei. Buongiorno. Come stai? Meglio, grazie. Mangi qualcosa? Ti devo rimettere un po'. Mi prometti che non lo fai più? Ti voglio bene. Anch'io te lo voglio. Cielo inquietante, una materia compatta simile a niente, era il telefono, qualcuno esigeva in un tasto d'inferno, una voce chiamava nell'obitorio. Siti qui alla fonte del buio. Annaforme fertili scuotono pianeti, Anna nere immagini tirano le reti, Anna forza fragile, porte chiuse, Anna segno sterile, senza più difese. Eri meteora, statue presenze,